Le notizie in 60 secondi, questa mattina alle 8.28, un'altra scossa ha sorpreso gli abitanti dei Campi Flegrei, poco a largo di Bacoli, un evento di magnitudo 3,6 a 2,5 km di profondità è tornato a far scendere in strada la gente in tutta l'area. Dopo una notte piuttosto tranquilla, dunque è tornata l'allerta in tutta l'area con nuove verifiche agli edifici, alcuni dei quali già provati dalle scosse dei giorni scorsi. Il sindaco di Procida di Ambrosino, dopo la scossa di questa mattina, ha deciso di emettere un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche. L'evento bradisismico infatti era arrivato alle 8.28 proprio a ridosso dell'inizio delle lezioni e si è preferito chiudere le scuole a scopo precauzionale. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi Giorgia Meloni presiederà il vertice interministeriale sulla situazione dei Campi Flegrei. Sono in costante contatto con la Premier. Sul tavolo ci saranno eventuali ulteriori interventi da parte del governo, ha dichiarato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Venerdì 24 maggio alle 20 nella Basilica di Santa Maria Maddalena a Casamicciola si terrà un incontro con Claudia Kohl, che fornirà la sua testimonianza di fede e carità. L'incontro avverrà nell'ambito del convegno L'Arte per l'Africa, integrazione culturale e artistica, opportunità di crescita per i diversi continenti, che ha come obiettivo un'attenta riflessione sulla realtà geopolitica dell'Africa. Prossima edizione alle 20.00.